Allora, non so a che livello di volume sto parlando, non so cosa potete sentire, ma è tardi, la borsa è pronta a camera, il resto di camera mia è un bordello, quindi non ve lo faccio vedere. Il programma è domani mattina si parte con il treno, andiamo a Milano e sto un po' in giro per i cavoli miei. Sabato andiamo al Game Freak, la mattina sempre cavoli miei, però cioè, ci sarà anche Aligigio, mentre pomeriggio raduno con gli altri della community, ma già sapete tutto perché già è successo, quindi niente, ci vediamo direttamente a domani mattina. Buongiorno! Ah no. Ok, anche se non si direbbe, è giorno, è la mattina del venerdì 27, quindi stiamo per partire, raga. E niente, scusate le emozioni di tutto il video, ma è il mio primo Game Freak, quindi considerando anche Perugia, cose del genere, tipo ci sono una volta ogni mai, sono molto eccitato, soprattutto anche per l'evento, quindi ecco. Va bene, c'è stato un piccolo taglio repentino. Siamo andati ieri in giro per Milano, oggi intanto è sabato, quindi noi ci vediamo oggi pomeriggio, per voi pomeriggio di sabato scorso. Sto registrando col telefono, non ve l'ho detto, ma sto registrando col telefono, penso sì, foste capito anche dalle cuffiette. Stiamo andando alla stazione dove c'è anche Alegigio. Andiamo a caccia di Alegigi, che non so dove sia. E quelle tipo mi guardano male perché penso che pensino che io sto facendo il video a loro, ma non è vero. Scusi, lei? È lei la Sì, scusi, celebrità sì, è lei? Alegigio, Sì, no? Perché io sono Alegigio, piacere, sì, piacere. Ragazzi, stiamo prendendo il treno per arrivare in fiera Sono Alegigio Selvatico. Ragazzi, siamo entrati, non so quanto sentite, non ci dovrebbe essere troppo casino a livello di Bella rumore. raga! Se avete sentito Alegigio, dovete sentire in generale le cose. No, ma adesso non c'è ancora casino. C'è un maiale, c'è Come la c'è un vecchietta. porco? C'è Voglio un porco! un maiale e Voglio un c'è la porco! vecchietta. Ragazzi, allora, c'è qua il trailer di The Last of Us, mettono il volume solamente quando Sì, quando possiamo spuntaiono i andare. clicker. Allora raga, andiamo a provare Iron Man in VR e ridiamo tanto. Niente, Iron Man VR non ce lo fanno provare perché qui c'è la fila e quindi andiamo a provare Avengers. Sperando sia figo all'altezza di Spider-Man, perché raga, Spider-Man l'ho adorato. Penso che mi stavo inquadrando la pancia, ma vabbè. Spider-Man l'ho adorato e deve essere all'altezza questo. Impressioni? Allora, molto fluido nei combattimenti e secondo me Capitano America è troppo OP. Esatto, Capitan America è troppo OP. E a me non mi è piaciuto il fatto che non ci sia un modo per arrivare direttamente dai nemici. No, infatti. Cioè, veniti su Spider-Man, andavi con la ragnatela e li picchiavi. Mi hanno già anculato. Ho preso l'action figure ed è comparso uno Stefano, fantastico! Ciao. E niente ragazzi, quindi concludiamo così con queste foto dell'evento che scorrono. Spero di riuscire ad aver preso bene o male tutto quello che è successo. Io non so che fare se non ovviamente ringraziare tutti dal primo all'ultimo, chi è venuto, chi anche se voleva non è riuscito a venire, chi anche semplicemente ci ha fatto un saluto. Veramente grazie, grazie tantissime. Grazie ovviamente anche a tutti gli altri ragazzi che sono venuti con noi, quindi Lugar, Leo, Rewind, Giorno, Elite, Lorand, Nade, Cursid e penso di non aver dimenticato nessuno, spero. Ovviamente un grazie speciale ancora a Giorno che ha organizzato tutto, un grazie ai Clash che ci hanno ospitato, un grazie a Red Bull Gaming che ci ha supportato e un grazie a Bungie che ci ha portato qualcosina anche per voi. E davvero spero che una cosa del genere si possa rifare perché è stata la prima volta che la community di Destiny per intero si è riunita e secondo me ragazzi è veramente una cosa bellissima vedere come un semplice gioco possa riunire così tanta gente, perché raga eravamo veramente tantissimi, non mi sarei mai aspettato che saremmo stati così tanti e quindi pauroso. Devo dire che mi sono riportato tante cose da questo primo Games Week, ma sicuramente la più bella è questo ricordo, vedervi tutti quanti lì, vedere chi mi ha fermato, chi mi ha chiesto una foto, vedere anche semplicemente chi mi ha fatto un saluto, mi ha fatto veramente veramente piacere, come sono sicuro l'abbia fatto anche a tutti gli altri ragazzi. Detto questo, io spero che un evento del genere si possa rifare il più spesso possibile e vi rimando a mercoledì 2 ottobre con il primo episodio del walkthrough di Shadowkeep. La serie uscirà alle 16:18:20 come avete votato su Instagram. Mi raccomando, seguitela tutta perché poi appena la finiremo andremo in live la sera su YouTube e vediamo se riusciamo a fare anche qualcosa su Twitch, ma come sapete la connessione è quella che è. E detto questo, io vi ringrazio ancora una volta e vi dico che ci vediamo mercoledì.